This is the first mass movement in history that isn't asking anything for itself. La necessità di affrontare questo argomento nasce proprio da un fatto oggettivo, cioè che quando c'è stata è stata resa pubblica la sentenza di primo grado, c'è stata una reazione da parte dei parenti delle persone che erano state picchiate dentro la scuola o dalle parti offese stesse, una reazione molto negativa, gridarono vergogna, vergogna. E una ragazza tedesca dichiarò a un giornale che lei non avrebbe mai più messo piede in Italia. E siccome l'Italia è anche casa mia, e se uno dice non vengo più a casa tua, mi dà fastidio, cioè voglio capire perché. 300.000 manifestanti senza servizio d'ordine, il risultato è che ci hanno massacrato. Hanno devastato la città. Che cosa si aspettavano? Qui ci sono dei problemi seri da affrontare. I treni per il deflusso che non ci sono. I genovesi che non ne possono più. Io non devo andarmene da sto posto del merda. Di storie molto forti e molto belle ce ne sono, insomma, in tutta questa faccenda. Terrificanti e belle al tempo stesso. Però abbiamo pensato che appunto non abbiamo voluto tradire la complessità dell'evento, per cui abbiamo pensato fin da subito una narrazione corale. Lì c'erano persone di tutto il mondo e ciascuno parla la propria lingua. E questo elemento è diventato una caratteristica forte del film. Per dormire stanotte. Alla Diaz, c'è ancora posto. Non è lì dove si sono rifugiati i Black Bloc. Questo senso di partecipazione da parte di tutti, con la sensazione appunto che non fosse un film come tutti gli altri, ma qualcosa di diverso, che fosse importante farlo, questa è una cosa che da subito si è sentita, no? Durante le riprese. C'è stata da sempre un'atmosfera diversa rispetto a tutti gli altri film, quindi un senso di mettersi a disposizione, no? Piuttosto che di usare un film per mettersi in mostra. E noi siamo più utili sul posto a raccontare davvero le cose che accadono. Cos'è che rischiamo di fare 30 morti oggi, sì? Cazzo! Nonostante io segua, insomma, abbastanza la politica, le vicende che succedono nel nostro paese le seguo, ma non avrei mai immaginato che dentro la scuola Diaz o a Bolzaneto fosse successo quello che è successo in quei termini. Squadre 2, 4, 6, allinearsi alla mia destra. Io i miei non li tengo più. Leggere gli atti è stato un incubo. Mi sono posto anche proprio il problema morale, cioè non raccontarlo è un errore. Non violenza! Fermatevi, basta! Io sono l'elemento, l'atomo che racconta un comportamento completamente errato che poi purtroppo, se fosse stato circoscritto ad un solo personaggio, non avremmo raccontato tutta questa storia. Il mio personaggio poi si moltiplica per 300 e più, quindi è stata l'occasione per poter raccontare questi atti di violenza con un focus specifico nel mio personaggio, perché poi quando lo vediamo alla mensa sembra è un ragazzo normalissimo, ma come lo sono e lo sono stati gli altri. Il problema è cosa è successo in quel momento per cui si sentissero, il mio personaggio si sentiva così legittimato a poter fare quello che voleva e soprattutto ad avere la sensazione che poi sarebbe stato impunito in un certo senso. Ci hanno lanciato di tutto, mi davano 4, sono solo 4. E anche assassini. La speranza in questo film in particolare è che possa avere un'utilità precisa, ovvero aiutare il pubblico a porsi delle domande di un certo tipo, cioè perché siamo arrivati a quello, c'è la possibilità che ricapiti, cosa ho fatto io per lasciare che quello succedesse, senza dare risposte in realtà, cioè credo che la cosa importante del film sia che non dà le risposte, non è un film a tesi, la cosa importante è che uno esca con più domande di quante ne aveva quando è entrato e poi cerchi di darsi autonomamente delle risposte.